Bruno Latour, allora, ci sono un sacco di problemi con Bruno Latour, eccetera. Non parla. No, però parla di una cosa, adesso nell'ultimo libro prima di morire, sulla classe ecologica. Allora, il soggetto ecologico, chi è? Cosa potrà fare? In una logica che, ma ripeto, guardate che la tendenza, allora io, come dire, come diceva lui, sono cose minime anche a livello educativo. Se tu fai la contabilità delle emissioni di CO2, perché il carbonio bisogna considerare che gira all'interno delle merci, allora il carbonio è l'anidride carbonica, i gas climalteranti, è incorporato nelle merci. Se tu ragioni sul consumo, non sulla produzione tua, perché tu non puoi fare i conti basati sulla produzione, devi farli basati sul consumo, ti aumenta immediatamente al 35% le emissioni tue. Se io, come dire, mi porto la bistecca che viene dal Brasile, non è dal Brasile quella CO2. È nostra che ce la mangiamo qua, è questa, la contabilità va fatta qui. Ormai il trade, cioè il commercio, considera il 40% in più delle emissioni che tu devi raggiungere ogni volta quando fai i conti sulla tua roba. Insieme con la CO2 ci va il lavoro, perché ovviamente associata alla produzione di CO2 e alle emissioni c'è il lavoro applicato a quella produzione di merci. Però se tu vedi i flussi di lavoro globali come vanno, gli Stati Uniti importano il 63% del totale del lavoro che è necessario per produrre le merci che consumano, che è il lavoro cinese, peraltro. Messicano, c'è anche messicano, cicano, e poi ci mettiamo tutto il resto insieme con la CO2, e noi in Europa facciamo lo stesso, ci importiamo lavoro, non solo forza lavoro, cioè corpi che lavorano, ma lavoro incorporato. Questa roba è troppo complicata, cioè è una stazione veramente difficile da, da visualizzare, no? Siamo nella classe, credo che sia la chiave di volta è la riduzione, senza rinunciare a tutto. Le transizioni sono per definizione graduali. Allora, è la riduzione dei bisogni, dei desideri, il cambiamento delle abitudini, perché sono quella abitudini. Gente viene collocata. Va posta una educazione di riduzione dei desideri. Sì, è un circolo virtuoso quello che dici, perché da un lato il singolo deve autore, però il sistema deve in qualche modo andare incontro. Guidare questa cosa. Controllare, perché la cosa esclusivamente a livello spontaneistico, individuale, non la vedo. Perché, voi parlate di cose incompatibili con il capitalismo. La riduzione dei consumi è incompatibile, perché non ci possono stare capitalismo e riduzione dei consumi. Il concetto di riduzione. La riduzione, il concetto di riduzione. Però un giorno mi sono trovato, ero in una conferenza sui temi di questi qua, e suggerisco, c'era un sindacalista del CGIL: dobbiamo abolire il lavoro notturno. Basta. Allora, la principale battaglia che dovremmo fare, se dovessimo trovare un tema comune sul quale mobilitare sindacati, educazione, non so, amministrazioni locali, chiudiamoli di sera i centri commerciali. Basta la domenica, teniamo chiuso, ridiamo dignità alla gente che ci lavora. Riduciamo i consumi, riduciamo il consumo di energia elettrica. Riduciamo il lavoro, lavorare meno. Bravo! E anche il lavoro notturno, che anche dal punto di vista dei corpi fa male. Certo, lavorare di notte fa male. Fa male lavorare di notte. Anche lavorare di giorno. Anche lavorare di qualcuno sul CV. C'è una lotta contro il sonno da parte del capitalismo. Il famoso 7-24 è il capitale che si appropria del sonno. Ne stanno provando tutte per far dormire meno i militari, per far dormire meno gli operai. Perché il problema è che il sonno porta via produttività, non sei più al lavoro. Sentite, l'altro fenomeno del quale si sta discutendo, questi milioni di lavoratori che stanno abbandonando il lavoro, guardate che quella è una delle più grandi minacce che il capitalismo si trova di fronte adesso. Soprattutto, allora, ovviamente fino a un certo punto, perché poi il problema è sempre che sono in grado di delocalizzarlo il lavoro, perché lo trovano sempre a più buon mercato. Ma una parte del lavoro, soprattutto alcuni lavori, quelli magari di cura, i lavori, come dire, un po' core, che non sono ancora sostituiti dall'intelligenza artificiale come vorrebbero fare, eccetera, il problema è che la gente si sta licenziando, non vuole più lavorare.
E guardate bene che questa è la sfida più potente al capitale, perché se il lavoro che arriva al capitale, come tutti sappiamo, dipende dal lavoro vivo, se si riduce costantemente la quota di lavoro vivo per la valorizzazione del capitale, è anche lo scopo del capitale ridurre in parte, sì, però non può ridurlo entro un certo limite, perché altrimenti paga la divisione del profitto, il valore eccetera, però ovviamente il problema è che sostituire sempre macchine a lavoro non può funzionare per sempre. E adesso c'è anche, appunto, perché le macchine accoppiate al lavoro non stanno facendo altro che aumentare i ritmi, eccetera, quindi un sacco di gente si sente, come dire, no, sfinita. Non ce la fa più e sta abbandonando. Abbandona il lavoro, torna in valle, torna in campagna, va a farsi una rivoluzione. Una parte. Noi lo dobbiamo prendere tutto, guardate, è un mosaico la rivoluzione. Io dico questo, noi usiamo dei termini che hanno una valenza negativa, rinuncia, sacrificio, sono dei termini negativi, in realtà bisognerebbe togliere questo aspetto negativo, è semplicemente una scelta diversa, un'abitudine diversa. I giovani stanno facendo delle scelte diverse, quello di non guidare, quello di non cambiare continuamente vestito, quello di lavorare di meno, perché in effetti molti di loro lavorano di meno. Quindi io credo molto nel fatto che i giovani aiuteranno questa transizione. Allora, la questione del soggetto economico... Come si costituisce? Esatto. Si costituisce all'interno delle pratiche, di comportamenti come collettivi, non solo individuali. Non è semplicemente un problema, come dire, appunto, di consumi individuali, di pratiche molto più complesse, che si stratificano, che hanno a che fare con le azioni di Extinction Rebellion, perché sono quelle, come dire, che si manifestano, sono un po' il punto sul quale si vanno magari a concentrare le dinamiche, ma che poi devono essere sostenute da tutta una serie di pratiche che legittimano quel tipo di lotte d'avanguardia. E allora il soggetto dove si forma? Allora il soggetto si forma all'incrocio, secondo me, tra una composizione tecnica della forza lavoro a livello globale con la sua dimensione politica. Cioè quel fatto che esista e siamo in grado di identificare una classe in sé, una classe per sé, una classe che riesce a organizzarsi anche dal punto di vista culturale, ideologico, formativo, pratico, delle pratiche. Ora, qual è però dal punto di vista, come di una identificazione oggettiva di una classe ecologica? Allora, quella è una bella questione. Ora, per esempio, la mia idea non è semplicemente il fatto di una classe, semplicemente quelli che sposano punti di vista, ma sono quelli che proprio lavorano più a contatto con la natura. Cosa significa lavorare a contatto con la natura? Con la dimensione materiale della riproduzione sociale. Significa allora quelli che lavorano col cibo, quelli che lavorano con l'energia, quelli che lavorano con i corpi, la cura, quelli che lavorano ma forse anche con la mobilità. Allora, quali sono quelli che costituiscono il bacino oggettivo, socio-tecnico di una soggettività ecologica? Gli agricoltori, i contadini, di sicuro. Questi, come dire, sono 900 milioni al mondo. Non è che sono 50.000 come pensiamo noi. Chi lavora la terra a livello globale sono 900 milioni di persone. Un miliardo di operai industriali e certo ci sono un miliardo e 500.000 che lavorano nel terziario, ma quel terziario è metà è fatto da terziario povero, lavoro di pulizia, lavoro di cura, lavoro di sostegno, no, non è il terziario avanzato, i colletti bianchi che abbiamo in mente noi, è il terziario di supporto, quindi dire a quella che è la riproduzione della forza lavoro globale, in termini marziani, possiamo dire, eccetera. Ora, come lì, come dire, questo incrocio qua, questa dimensione, riusciamo a identificare una classe che ha già dei comportamenti che si stanno consolidando, è il rifiuto del lavoro, di un lavoro estremamente, come dire, poi parcellizzato, automatizzato, tecnicizzato, eccetera. Non so se qualcuno di voi si ricorda che cos'era il vecchio rifiuto del lavoro, che all'epoca era il rifiuto del lavoro della fabbrica salariata, ma anche questo era il rifiuto del lavoro salariato. La gente non ne può più delle dinamiche di repressione, del comando, eccetera, si sottrae. Una volta si sottraeva anche con attività e con pratiche reattive.
Adesso invece magari sindacali, o poi spaccavano le gole, chiaramente ciputi, no? Adesso non so. Invece adesso magari c'è un ritorno, invece una dimensione che è differente, anche no, un rifiuto che però prende strade diverse. Si va via. Ma sta crescendo questo movimento, a destra e a sinistra. Perché guardate bene, non è che sono solo quelli di sinistra che stanno facendo scelte qui. Tutta la parte delle milizie, eccetera, che si sono da tempo rinchiuse, magari hanno i bunker, eccetera, ma che era come dire un processo di sostituzione o di negazione di quello che c'era. Allora, ultimamente sto leggendo Ernest Bloch, non so se lo conosci, il principio speranza. La gente perché si mobilita? Per quello che non c'è, sperando che ci sia qualcosa nel futuro. Che cos'è che non abbiamo noi adesso? Ragazzi, un problema serio decidere che cosa non abbiamo. Abbiamo tante robe, ma tutti siamo convinti che ci manca qualcosa. Il che manca, che cosa manca? L'assenza, no? Il non essere, no? Che è quello che ci può guidare. Allora, qui, come dire, il soggetto si forma lì. Si forma l'incrocio, secondo me, in tutte queste dimensioni. Vabbè, ci pensiamo, vedo una piccola dimensione. Chi è che fa il cambiamento? Perché questa è una questione vera. Una parte del cambiamento è automatico, perché ci sarà. Ci arriva la batosta sulla testa, hai certamente ragione, guarda, ci arriveranno i casini. E quando però come raccontava Latouche, cioè noi abbiamo bisogno di una pedagogia catastrofista,